Presidente, questa è una mozione che è stata proposta dai consiglieri Ardu e Diario ed è stata accolta favorevolmente, mi pare di capire, da tutti i gruppi presenti in aula. A me preme sottolineare un aspetto in particolare. Innanzitutto il tema della legalità, del dover ripristinare l'assegnazione dei beni di Roma Capitale attraverso dei bandi è un tema per noi assolutamente importante, però ci siamo resi conto da tempo che la continuità dell'utilizzo del bene è fondamentale per evitare che ci possano essere dei momenti in cui il bene viene sgomberato e poi per un periodo è vuoto e a quel punto è soggetto a vandalismo. Questo è un tema molto importante per cui dovremmo trovare tutti gli strumenti possibili, immaginabili, ma non solo in questo caso, in tutti i casi in cui ci troviamo in situazioni simili, di poter effettuare i bandi e andare in continuità. Cioè cercando di trovare le modalità per mantenere dentro i soggetti che sono al momento presenti e poi a seguito di un bando regolare assegnare il bene. Io ricordo che quel bene è particolarmente importante per tutta quanta la villa, ma nella villa stessa ci sono molti altri stabili al momento vuoti su cui si possono fare dei bandi, per cui presto faremo anche delle azioni insieme alla Presidente della Commissione Cultura, Guadagno, per cercare di porre l'attenzione proprio su tutti i beni che sono all'interno di Villa Panfili, che sono tanti e che possono essere messi a disposizione della cittadinanza. In questo caso specifico c'è un'urgenza, c'è una situazione particolare per cui ben venga il voto dell'Aula. Grazie. Ovviamente il Movimento appoggia questa mozione da noi proposta.